Come si fa a filmare che non lo so, che non ho capito? Allora, qui ho fatto ridurre intanto il Fortana, il vino Fortana, di almeno 3/4, cioè proprio l'ho ridotto, erano 4 litri, è rimasto quel tanto lì, proprio perché diventa bello tosto, sicuramente. Ho fatto bollito allora. Bollito una mezz'oretta. Anche di più forse, io l'ho messo su e poi mi sono scordato di guardarlo, cioè guardavo ogni tanto, andava bene. Fuoco basso. A fuoco lento, logico. E poi abbiamo del riso che è il pianoro, il riso ferrarese di Yolanda, dove si produce dell'ottimo riso. Io ho preso del super fino Cannaroli, però abbiamo anche altre qualità. Qui ho tritato della cipolla, in questo caso un paio di cipolle, perché sono, faremo 2 kg di riso, faremo anche 3 o anche non so se mai. Facciamo tutto. Quando ci comincia non si sa quando si comincia a mangiare. Poi mettiamo l'olio a scaldare. Nell'olio buttiamo la cipolla, mi dispiace ma il profumo non si sente il profumo? Nella ripresa non si molto sentirà male. Bisogna organizzare prendere una macchina che faccia sentire anche il profumo. In questa pentola c'è un brodo vegetale fatto con verdure, eccetera, brodo e cipolla, una zanzara e nel diciamo, c'è un po' di cipolla, poi ho messo 2 pomodori, un po' di aglio e una cipolla con la buccia. Con la buccia, il segreto. Perché? Questa è una dorata. Perché con la buccia? Perché così non si spappola. Ha un sapore diverso la buccia. È una sciocchetta. Venite a vedere il brodo piano piano qui, passate, guardate il colore. Per il colore. Per dare colore al brodo. Perché se io vi faccio un brodo con tutte le verdure, senza mettere la cipolla, la buccia con la cipolla, la cipolla con la buccia, pardon, lo vedete acqua. Moscio! Sapore, attenzione che Rolina non legge, eh! Cipolla bianca, cipolla! Allora ti è forte! Come la sento? Solamente per dare il colore. Ah, beh! Sì, però signora, lei prima di tutto mangia con gli occhi. Come? Un marito vegetariano io, perciò per quello che ascoltavo. Stasera va benissimo. Ah, sì, sì. Ha buttato via le zanzare, siamo a posto. Ha buttato. Cioè, da un colore dorato. Del colore dorato. Zafferano. Ma non avrei messo neanche lo zafferano, perché il zafferano no. Proprio per dare il colore al brodo, che molte volte uno dice, vede il brodo così poco colorato, anche se è buono, perché è fatto con verdure buone ed è, ha un sapore buono, per il colore dalla, è un colore da malato. Chef, tempo di esecuzione? Allora, tempo di esecuzione è abbastanza lungo, perché io lo faccio tostare prima il riso, quindi per la tostatura un 10 minuti li perdo. La tostatura mi serve poi per mantenere il riso più al dente in seguito, cioè se io, non nel nostro caso, però se dovesse capitare che preparo e poi c'è gente che arriva un po' più tardi, o degli ospiti che arrivano con 10 minuti di ritardo, io la tostatura, a me la tostatura serve per mantenere al dente il riso, quindi vado tranquillo. Allora ci vediamo dopo con le foto.